Ciao a tutti, sono Gribesi Cigor, sono un videomaker fotografo, nella mia carriera ho realizzato un sacco di videoclip e oggi parliamo della produzione dietro ai videoclip musicali. Avere tutto programmato ed organizzato vi semplificherà il lavoro durante le riprese. Sottovalutare questa fase può essere un grosso problema e può compromettere il videoclip. Dovrete pensare a tutta l'organizzazione del video, prima e durante le riprese. Dovrete capire chi gira cosa, quando, dove, in che modo e soprattutto di chi avrete bisogno per fare le riprese. Comparse, attori, troupe, assistenti e via dicendo. Fissate delle date e utilizzate un calendario per gli appuntamenti. Quello che vi consiglio, se siete alle prime armi, cercate di coinvolgere un vostro amico che è appassionato nel settore, che è appassionato di fotografia o di video. Lavorare in team è più facile e sicuramente vi renderà il lavoro un po' più semplice. Un'altra cosa molto importante durante la produzione è fare un sopralluogo, dal momento che avete capito dove volete girare il video. Così almeno una volta che arrivate sul set siete già preparati e avete già visto la scena prima e potete già anche capire che tipo di inquadrature fare. Vi posso anche dire che è possibile improvvisare e non fare un sopralluogo, però questa è una dote che secondo me si acquisisce col tempo, quindi un sopralluogo fatelo prima di girare. Puntate molto sulla location, soprattutto se siete alle prime armi. Sfruttate il territorio e le location che ci sono attorno a voi. Ci sono sicuramente degli spot interessanti dove potete girare e soprattutto magari sono anche gratuiti e questo sicuramente vi farà comodo. Se per il vostro progetto avete deciso di coinvolgere degli attori o avete bisogno delle comparse ma non avete del budget, fatevi aiutare dai vostri amici, cercate di coinvolgerli nel progetto. A loro farà sicuramente piacere e poi è un surplus per voi perché potete farvi conoscere. Preparate un ODG, ovvero un ordine del giorno. È semplicemente un file o una tabella con tutti gli orari e scrivete che cosa andate a fare a ogni determinata ora. Mettete le convocazioni degli artisti, della troupe ed eventualmente delle comparse se le avete. Questo vi permetterà di essere ben organizzati e di essere tranquilli, così almeno tutti hanno il loro orario. Ricordatevi, prima di girare il video, di portarvi una sorta di sceneggiatura disegnata, ovvero di fare uno storyboard. Sono la struttura e le immagini che andremo a girare in ordine cronologico durante le riprese del nostro videoclip. Non sottovalutate i tempi di preparazione oppure i tempi di spostamento. Capita spesso che nel set dovete preparare una scenografia, dovete mettere le luci, dovete capire come fare recitare gli attori, oppure magari dovete spiegare all'artista come si deve muovere in questa scena o come la volete. Prendetevi il tempo, fate le cose con calma e soprattutto sull'ODG segnatevi queste tempistiche. C'è sempre bisogno di un po' di tempo in più. Arrivati a questo punto direi che siamo pronti, ci siamo organizzati e quindi possiamo andare sul set a girare il nostro videoclip.